Ciao a tutti, benvenuti per questo quarto appuntamento. Stavolta sono arrivato lunghissimo, ahimè, quando c'è il lavoro, la presidenza ce l'ha lui. Per cui, insomma, ho avuto modo comunque di vedere tre volte questa puntata. Come vi dicevo, è la quarta puntata, nonché il capitolo 12, nonché l'assedio diretto da Carl Weathers, ovvero l'attore che interpreta Griff Karga, a.k.a. Apollo Creed di Rocky, che è l'indimenticabile Rocky 1, Rocky 2 e Rocky 3, e via dicendo, fino alla sua morte in Rocky 4. Vabbè, boh, divago per il gusto della cippa. Allora, questa puntata è probabilmente, è inutile che mi ripeto, bellissima puntata, secondo me. Ancora c'è, se abbiamo sempre lo schema della quest, ormai è famosa anche per questo, lo è già dalla prima stagione, per cui abbiamo capito com'è composta questa serie, com'è fatta, dove vuole arrivare, come vuole essere raccontata. Io personalmente l'apprezzo da morire perché è diversa da tutte le altre, è meno impegnativa di tutte le altre, c'è uno Star Wars factor altissimo e, come scrivo nelle mie solite recensioni, nei miei vari commenti, è una serie che va dal ragazzino alla madre del ragazzino al marito fan di Star Wars. Sicuramente non prende quell'età che può essere dai, che so, dai 16 ai 30, se vogliamo, quelli che hanno un po' più di esigenze narrative, epistolanti, tutte queste robe, no? Così. Per cui io credo che sia veramente un ottimo prodotto che riesce a prendere sia il filone dei nuovi ipotetici fan, accompagnandoli, facendoli crescere, che riesce ad accontentare in una maniera enorme i fan legatissimi a quello che poi è la nascita della saga, cioè la trilogia classica. L'abbiamo detto più volte e non lo ripetiamo più. Andiamo ad analizzare un pochino questa puntata. Mi è piaciuta da matti, l'ho rivista già, sono a 4 volte da stamattina, la riguarderò un'altra volta perché è una delle puntate che mi ha accontentato di più. Secondo me fila molto bene, oltre ad avere la quest giornaliera settimanale che cerchiamo sempre, comincia ad avere della gran bella ciccia, anzi della gran bella cicciona corpulenta su quello che in realtà, scusatemi, su quello che in realtà si cela dietro tutte queste puntate abbastanza stand alone, cioè chi è Baby Yoda, il perché nasce, il perché l'hanno trovato lì e bla bla bla. Premetto, prima di andare avanti, che questo è sempre il solito video spoiler, cioè totalmente spoiler, andrò dritto come un treno, per cui se non avete visto la puntata chiudete e guardatevelo dopo la puntata, dopo la visione. Perfetto. Per cui in questa puntata, a grande sorpresa, scopriamo tanta roba che non mi aspettavo, per cui per la quarta volta questo The Mandalorian, questa seconda stagione, mi stupisce ancora di più. Per cui abbiamo subito questa visione di questo laboratorio incredibile, pazzesco, perché non me l'aspettavo assolutamente, non che sia incredibile e pazzesco a livello estetico, è una classica struttura imperiale, ma non mi aspettavo arrivasse, come dicevo, in questa puntata. Vediamo questi cloni, questi mostri, che è molto bravi loro con la regia, molto bravi con la scrittura, molto bravi con la produzione, per non farci capire chi diavolo si cela dietro questi bitorzoluti esseri, ok? Potrebbe essere Palpatine, potrebbe essere Snoke, potrebbe essere qualcos'altro. Sono stati bravissimi perché hanno aperto tantissimo, come posso dire, hanno aperto un sacco di possibilità. C'è chi dice che possa essere un force user, per cui si parla anche di questa prossima cavia, questo prossimo volontario, non so quanto resisterà, per cui probabilmente la mia idea è che loro stanno già macinando Palpatine per poi arrivare ad episodio 9 e nel corso poi troveranno anche il modo di creare questo Snoke, anche se nel canone non ho ben capito perché riguardo i fumetti e ancora non li sto leggendo, li ho tutti da parte, ma lo farò poi quando sarò anziano. Per cui la prima idea è che sia Palpatine, sembra Palpatine, però potrebbe anche essere Snoke, poi potrebbe essere anche un esperimento per creare un force user potente dalla mente malata di Gideon, non essendoci più l'imperatore, per cui è veramente ampia come cosa. Bene, la puntata, questa qui è un po' la ciccia, sono arrivato oltre, però la puntata generale parla di, logicamente, Din Djarin che, partito dalla luna marittima di Tusk, deve andare su Corvus per portare il piccolo della razza di Yoda ad Ahsoka Tano, ma l'astronave è messa talmente male che deve fare una tappa su Nevarro da degli amici, logicamente va da Griff e da Cara per sia salutarli, abbracciarli, infatti c'è questa scena molto conviviale, molto carina, che a me è piaciuta perché è stato anche un bel ritorno, e per far sistemare la Razor Crest per poter ripartire di nuovo in quel di Corvus, ok? Se sentite del rumore, mio figlio ha già
del sole perché sto giocando con mia moglie. Abbiate pazienza, sono delle urla, non lo stiamo scuoiando, ne lo stiamo picchiando. Questo è importante, perché insomma è comunque un bimbo. Per cui cosa succede? Succede che arriva su Nevarro, saluta, vediamo già un Mimban giallo, quello che abbiamo visto precedentemente, un microsecondo in solo, quando c'è la battaglia su Mimban. Avete presente quando vediamo il giovane solo per la prima volta nei Matt Trooper dell'impero? Lì sono sul pianeta Mimban e le creature che si vedono pochissimo in maniera molto veloce sono esattamente gli stessi alieni, solo che questo qui lo vediamo in versione gialla. Può esserci anche una bella citazione, in realtà già dall'episodio scorso, in realtà io credo in tutti gli episodi, adesso verificherò con calma perché sennò comincio a essere un po' stanchino di tutti questi mille milioni di easter egg. Negli episodi scorsi c'erano mille citazioni sonore, cioè file audio letteralmente rubate alla trilogia classica e montate su altre cose. In questa puntata lo risentiamo quando il piccolo Yoda è là nella galleria, anche quella cosa mi ha ricordato molto BB-8 in The Last Jedi o R2 che deve sistemare un qualcosa mentre guidano, in modo che, cioè, il pilota non può arrivarci. In questo caso c'è BB-Yoda in questo cunicolo molto stretto che sistema con questi due cavi. Mi ha portato alla mente, ma credo che sia solo comunque più o meno quelle robe generaliste che ricordano, ma non sono citazioni volutissime. Lì appena succede che lui tocca i cavi e salta un po' la corrente, sentiamo quello di, che è lo stesso suono che sentiamo quando va in panne il Falcon di Han Solo, molto carino. Si va avanti, arrivano su Nevarro, c'è il Mimban, fanno una bella passeggiata su Nevarro, vediamo delle creature che abbiamo già viste, sono costumi recuperati, vediamo un chiuso di The Force Awakens, vediamo di nuovo la ragazza con le corna, vediamo un altro con le cornone alte, insomma c'è qualche alieno che viene recuperato e rimesso in scena per rendere tutto molto più uniforme. Molto bene, arrivano nell'ex trattoria, nell'ex locanda che è diventata scuola. Lì c'è un easter egg probabilmente il più bello della puntata, e me ne sono accorto perché il grande Pino, che è un amico con cui ci scriviamo sempre, me l'ha fatto notare perché io l'avevo perso. Quando Cara Dune con Mando e con Griff stanno per entrare nella scuola, alle spalle, in mezzo alla piazza, c'è la statua di IG-11. Devo capire se c'è Quill, perché è veramente molto lontana, ma è IG-11 la statua in mezzo alla piazza. Capovolto tale. Bene, portano lo iodino nella scuola, sicuramente me ne dimenticherò, abbiate pazienza, portano il child, il bambino, Baby Yoda, come cacchio si chiama, il ranocchio verde, simpaticissimo, tenerissimo, in una scuola, caso vuole c'è una sedia vuota, lo mettono lì, e lui vuole questi biscottini che da noi si chiamano fave dei morti, non mi ricordo come si chiama, macarones, se non ricordo male, sono paro, sono quelli, se li cercate li trovate anche dello stesso colore, per cui non hanno fatto molta fatica, usa la forza per mangiarli, scenetta molto carina, e vediamo un bel droide protocolare che ci porta alla mente immediatamente C-3PO e questa lavagna luminosa che ci porta alla mente tutta la parte ribelle di quello che è la trilogia classica di Rogue One, che hanno queste lavagne luminose che altro non sono che plexiglass intagliati che con la luce del neon fanno fanno luce, cioè vengono illuminate queste righe, molto carino, che appena entra il droide protocollare maestra o maestro, non si capisce, mi sembra che sia una donna, parla della rotta corelliana che è sentita più volte all'interno del canone. Molto bene, caso vuole che qua ormai siamo abituati al Mandaloriano, quale sarà la quest? Perfetto, vieni che parliamo di lavoro, no, io dove va lui, vado io, eccetera eccetera, no dove andiamo noi, e Mando non dice niente, vanno nell'ufficio e c'è di nuovo il mito, il personaggio che a me è piaciuto da morire, l'abbiamo conosciuto nella prima stagione, nella prima puntata, vado velocissimo perché non voglio arrivare a 19 minuti dell'altro giorno, ma per cui devo andare un po' più lì. Cosa succede? Vanno nell'ufficio di Griff, del gran magistro Griff, un boss, tra l'altro molto interessante, la sua casacca che ricorda in maniera enorme la casacca del Conte Dooku, con questi due stemmi e questa sorta di catena, bellissimi, sono tutte queste cose grafiche, visive, che ci aiutano a rimanere dentro questa galassia ed è per questo che io amo alla follia, perché ogni fotogramma nasconde qualcosa che magari tu inconsciamente percepisci e vedi e ti porta lì, e il mio obiettivo è vivere lì il più possibile, per cui tanta roba. Si mettono d'accordo, capiscono, c'è questo proiettore olografico sul tavolo che devo verificare, ma credo che sia un omaggio incredibile a Ralph McQuarrie, esattamente la stessa forma, dovrebbe essere la stessa forma del nucleo della Morte Nera in versione concept che lui aveva disegnato. Avete presente nella Morte Nera 2, quando il Falcon Eltra distrugge tutto e si spacca? Quello mi sembra che sia un concept, ma devo verificare. Comunque gli spiega che Nevarro ormai è un posto a posto, perché abbiamo Cara Dune, tra l'altro ho fatto una cazzata incredibile, mi sono dimenticato della parte iniziale super figa dove ci presentano di nuovo Cara Dune, che è diventata una belva enorme, nel senso di muscoli, secondo me, ho fatto palestra, ho mangiato un sacco di cappelletti, perché è due volte, l'abbiamo notato tutti, per cui qualcosa deve aver fatto.
e combatte contro una serie di aqualish che sono fighissimi, bruttissimi, ricordano queste sorte di tarantole mista pesce che danno delle gran slape, coltellate, pugni in bocca, fa un gran disastro. Arriva sta cazzo di nutria che sembra più un nutria, un furetto grigio, un topo, non mi ricordo come si chiama, il topo della lava, mi sembra rat lava, non mi ricordo bene, che è tutto animatronico e da quel che da bruttino, da fake, che però è Star Wars e io lo amo alla follia, per cui tanta roba. Interessante quella sorta di scena quando lei dà da mangiare a questo ratto, gli dice vai sei libero, e lì mi ha portato in mente Rey con BB-8. Bene, torniamo alla scuola, dentro la scuola ci sono anche alcuni bambini che hanno delle pettinature conosciute, tra cui una bambina che ha la pettinatura esatta, quella di Rey, ma torniamo nell'ufficio di Griff. Nell'ufficio di Griff decidono di fare sta roba, senti, hai bisogno, sei qua, devi aspettare che ti sistemino la nave, dacci una mano perché dobbiamo distrugge una volta per tutte, là c'è un coso imperiale dove c'è ancora qualcuno, c'è poca roba, tiriamolo giù così puliamo, purifichiamo definitivamente Nevarro e diventa un posto della Madonna. Per cui decidono, perfetto, andiamo, frase d'effetto, prendono lo speeder, tutti e quattro, un team bellissimo, Mitro, troppo simpatico, gran personaggio, Cara, Griff e il Mando, boom, via. Mentre Baby Yoda sta studiando geografia, molto bene. Vanno, arrivano in questo canale di lava, in questo canalone, ennesimo canalone, anche lì, suggestione Star Warsiana, vedono bellissima questa base imperiale stupenda sul crostone, ricorda molto Idu di Rogue One, molto bene, entrano, bla bla bla, qualche battuta, il Mando va su, distrugge, spacca la testa, 4-5 Storm che cadono giù, fa anche ridere, molto bene, prende un ascensore, si ritrova e lui dice, fortuna che quando non esserci nessuno si vedono 3-4 cadaveri, bene, trovano un trasporto truppe imperiale che in realtà ricorda il trasporto truppe che abbiamo già visto in Rebels, che abbiamo già visto nei giochi della trilogia classica, cioè un veicolo inedito che avevano recuperato per portare su Rebels, molto bello, in realtà non è quello, perché il muso è quello, ma questo è più un tank, non è un trasporto truppe, ma siamo proprio un mezzo armato, un blindato con tanto di cannone, ma poi lo vedremo dopo, infatti gli viene coperto perché non dobbiamo capire che è un tank, perché insomma ci teniamo un po'. Entrano dentro, andiamo là, arrivano dentro dove c'è questo reattore che logicamente va dentro un pozzo di lava per tenere tutto, non so, a livello tecnologico, che cazzo c'entri, per il calore, il riscaldamento, non so, risparmiano un po', i fotovoltaici, vabbè, non mi interessa. Cosa succede? Vanno lì ed è un mega ritorno dentro la morte nera con questo reattore, con la passerella senza il passamano, il passatoio, come mi ricordo come si chiama, lui, il Mitro, ci va simpaticissimo e ci sono gli stessi suoni che sentiamo da Obi-Wan nel primo A New Hope, Star Wars del 77, quando abbassa per spegnere lo scudo, vi ricordate? Esatto, stessi suoni, stessa cosa, stesso oggetto praticamente, più o meno, però un diverso utilizzo. Cominciano a scappare, si infilano in una stanza e ci sono due con le giacche da clonatori, lo riconosciamo, non mi ricordo come si chiama l'attore che abbiamo visto nella prima stagione, il personaggio, c'è il dottor Jensen, un qualcosa del genere, non me lo ricordo, presto distruggilo e sparano in questo visore. Ora devo ancora fare, ma è molto interessante, voglio fare un fermo immagine perché credo che qualcosa scopriremo. In pratica cosa stanno nascondendo non si capisce, vedono da queste cose, dove dicevo prima, vedono questi corpi martoriati, questi esperimenti mal riusciti, tipo veramente quando si soffermano in uno di questi, in questi Bacta Tank molto blu scuro, non ti danno la possibilità di capire che c'è dentro, a me personalmente sembra palesemente Palpatine, ma non ci giurerei, ma del resto loro non vogliono che io ci giuri, perché devo pensare o a Snoke o a Palpatine, o appunto quello che dicevamo prima, il fatto che sia qualcuno che sta tentando di possedere i poteri della forza utilizzando queste trasfusioni. Ora, dopo si vede, piano piano, vediamo l'ologramma del personaggio, il dottor Jensen, o come si chiama, non mi ricordo, scusatemi, e cosa fa questo doc? Dice palesemente che il valore M, il valore M, che altro non è che i manda, noi mandalorian, altro non sono che i midichlorian, i valore M sono midichlorian, non hanno avuto il coraggio di dirlo, per cui mi ha messo solo la M, molto bravi, allora, secondo me, io credo che sia per forza così, e infatti la razza ne ha un botto, la razza di Yoda, ve lo ricordate episodio 1? Sì, è come la razza di Yoda, che ne ha un casino, sì, il maestro Yoda, ma per cui la stessa cosa, bene, e lui parla di questi esperimenti che non funzionano, che bisogna interrompere, che eccetera eccetera, che anche il prossimo volontario sarà dura, insomma ci fa capire che hanno un grande esperimento che non sta andando bene, ma anche è pericoloso col volontario. Chi sarà il volontario? Gideon? Un altro? Cosa starà facendo? Cosa sta succedendo? Non lo so. Bene.
cominciano a scappare. Molto bella la sensazione qui, perché c'è del mistero, c'è qualcosa che non va e lo percepisce. Quando in un telefilm, film, c'è questa emozione di scoprire che dietro a tutta questa, tra virgolette, superficialità che vogliono farci credere, c'è qualcosa di molto pesante, molto serio, che noi sappiamo poi essere probabilmente la nascita del primo ordine. Vi ricordo il rumor, vedremo molto bene come nascerà il primo ordine, sta cosa mi gasa perché unisce tutto. Si va avanti, loro partono, quando scopre, lui dice, ma Gideon è morto, attenzione, perché vi confondete con la puntata scorsa, io subito ho fatto lo stesso errore, lui è rimasto che Gideon è morto precipitato sul Tai. Nella puntata scorsa con Bo-Katan, lui non sente mai parlare di Gideon. Lei gli dice, io devo recuperare qualcosa che mi hanno rubato, ma non gli parla mai di Gideon. Lei va da Titus Welliver, che è il capitano del Gozanti della puntata scorsa, e gli dice, dov'è? E tu lo sai benissimo dov'è. Non nominano mai Gideon, per cui il mando non lo sa dove sia. E lui dice, infatti è morto, è caduto col Tai, è morto. No, questa trasmissione di 3 giorni fa. Allora il mando dice, ah! Allora, 7 giorni fa, Gideon, arrivano le truppe e capisce che deve correre a prendere il piccolino, perché sennò succede il disastro. Per cui, Carly dice, prendi il jetpack, corri a manella, intanto noi ti raggiungiamo, ci vediamo, ma mi raccomando, la missione primaria è recupera Baby Yoda prima che qualcuno te lo ciulli. Bene, inseguimento, gran action, meraviglioso, da lì si comincia a tirare a manetta, loro prendono il mezzo, logicamente, quel cavolo di veicolo supersonico, dicono anche il nome, verificherò anche questo, il mezzo blindato, armato, e vi dicendo, scappano giù dalla rupe, bellissima scena, comincia questo inseguimento a manetta, arrivano le speed bike, scena della Madonna, bellissimo, che cadono giù, tutte le scene che abbiamo visto nel trailer, molto figo inseguimento, babbing bomb, si sparano, citazione, anche lì la cannoniera tipo New Hope, Luke dentro il cannone del Falcon, insomma, torna sempre tutto, arrivano alla fine, arrivano i Tai, partono di nuovo i Tai, ve lo dico, ricordate i Tai, quelli che si aprono così, sono in 4, lo inseguono, ancora lì, mitragliate, distruggono un Tai, che gli distruggono il cannone, anche lì è tutta una suggestione incredibile, canalone, inseguimento, cannoniera, insomma è sempre Star Wars ai massimi livelli, arrivano in questa piana, sono quasi arrivati, stanno per essere distrutti dai Tai, che li hanno nel loro bel mirino ormai iconico, quella scena assolutamente rimanda indietro Luke quando è nel canale della morte nera con Darth Vader alle spalle che lo sta per seccare, arriva Han Solo che dice yuhuu, spara Vader che perde il controllo del suo Tai Special X1 e si allontana, e qui abbiamo la stessa identica cosa, stessa scena. E c'è un'altra chicca meravigliosa qui, bellissima, che sono arrivato nel vederlo per la quarta volta perché non era così scontato. Qui c'è la scena più bella del film, la scena che mi ha emozionato talmente tanto da farmi venire gli occhi lucidi, ma non dalla commozione, da proprio dal gas, mi sono gasato a livello stratosferico. Lui guida, arriva logicamente con la Razor Crest che hanno aggiustato tipo in 01, tra l'altro apro la parentesi, il Mimban all'inizio che vi dicevo, quello giallo invece che rosso che abbiamo visto in Solo, in realtà ci fanno capire che è una spia. La spia è un must, è un ennesimo must di Star Wars, ve lo ricordate? Il Garindan di A New Hope, ve lo ricordate? Quel rettilone con le corna di The Force Awakens? C'è sempre una spia di mezzo che è in contatto con i super cattivi. Stessa cosa, lei era una spia. Bene, in questa scena lui deve distruggere i 2 Tai rimasti, va in alto, mega, fa vedere che ha un manico della Madonna, ma se voi smontate quella scena, altro non è che la scena di Anakin nel Pod Racer in The Phantom Menace, è uguale, stesse scene, lui mette il coso, arriva su, rallenta, apre, torna giù, come esattamente guida Anakin nel Pod Racer, totale, globale, mondiale, bellissimo, santo Dio, che sensazione incredibile. Bene, si procede, spacca anche l'altro Tai, musica gasante, a posto, perfetto, si arriva, non atterra più, perché tanto ormai la Razor Crest, loro in 4 ore gliel'hanno fatta nuova, ma siamo in un mondo di fantascienza, per cui io lo accetto, alla fine sono 18 minuti, santo Dio, e parte, non atterra più, e dice, guarda, adesso devo andare a Corvus, che qua comincia la baracca, per cui non riesco a bere un caffè, ci vediamo dopo, mi raccomando, saluto mia mamma, saluto mio tizio, caro Semproio, e se ne va. Torniamo su Nevarro, arriviamo, cambia scena, vediamo i 2 X-Wing e vediamo di nuovo il capitano, ve lo ricordate, il capitano, quello un po' orientale, che tra l'altro è un membro del 501, Philip Lane mi sembra che si chiami, insomma, personaggione molto molto carino, molto simpatico, anche in carne, e questo ci porta sempre al mitico Porkins e a un po' i soldati della ribellione, che non erano tutti fighi come potevano essere gli imperiali, ma avevano qualcosina nei film, perché nei Rebels ci sono anche gli imperiali cicci.
sono normali, sono un po' quelli che devono recuperare. E cominciamo a collegare un po' il tutto, è molto figo, è molto figo. Gli chiede della Razor Crest, Griff Karga dice che non sa niente, protegge il Mandaloriano, logicamente si mette a parlare con Cara Dune e scopriamo qualcosina. Sappiamo che lei è di Alderaan, dice che ha perso tutto durante la distruzione di Alderaan della Morte Nera, lui dice che gli dispiace, dice che ha bisogno di gente cazzuta come lei per formare la resistenza, dice che lei all'interno del nucleo nessuno crede in questa cosa, ma sa che sta succedendo qualcosa di poco bello, che è appunto la nascita del Primo Ordine, ok? Molto figo questa cosa. E gli dice che hanno bisogno, per cui anche qui cominciamo a vedere la nascita della resistenza. Perché dico la nascita della resistenza? Perché nel capitolo 10, quando gli due X-Wing da dentro la grotta ghiacciata se ne vanno, cominciamo a sentire Rise of the Resistance, non è Rise of the Resistance, ma non mi ricordo, me li confondo sempre, ma mi sembra di sì. Vabbè, il pezzo di John Williams di The Force Awakens in cui vediamo arrivare la resistenza, e March of the Resistance, scusatemi, quella lì è la canzone che accompagna la resistenza. Lo sentiamo nel capitolo 10, lo sentiamo anche in questo capitolo molto più lento, bisogna concentrarsi per sentire quelle note, ma sono quelle note quando lui parla con Cara Dune, che gli sta parlando, che ha bisogno di lei, perché quella non è più la ribellione, ma è quello che diventerà la resistenza. Allora, in maniera subdola, ci mettono appunto March of the Resistance, fighissimo. Alla fine gli lascia questa stella con l'occhio ribelle, che devo capire se è un omaggio per il fatto che lei sia una ribelle, oppure un'onorificenza, oppure sia la stella da sceriffo, in quanto lei è lo sceriffo di Cara Dune. Anche questa cosa mi è piaciuta molto. Finisco in fretta, sono passati 21 minuti, madonna, perché vanno da boom boom boom, vediamo una Light Chrysler, anche qui non è una Chrysler, una Light Chrysler, una sorta di corvetta imperiale che abbiamo visto in Rebels, abbiamo visto in The Clone Wars, ma non abbiamo visto a livello cinematografico, per cui con la punta spaccata. L'ingresso è paro paro l'ingresso dello Star Destroyer di A New Hope. Dentro vediamo questa imperiale donna, l'abbigliamento è sempre quello della trilogia classica, parla col Mimban, stavolta in divisa, non più con la divisa da meccanico, e gli dice che gli ha messo il radiofaro all'interno della Razor Crest quando gliel'hanno aggiustata. Molto bene, lei gli dice una cosa importante, dice: ti ricompenseremo quando saremo nella nuova era. Nuova era, Primo Ordine. Boom. Cambio, lei parte, va dentro una stanzetta, qui è atomico, ma non mi ricordo esattamente bene il nome, chiedo scusa, si apre e c'è Gideon che appena si apre mette le mani così, e da dietro l'idea che sia Darth Vader è potentissima, poi lui si gira, però l'idea dell'inquadratura, lui che mette le mani così col mantello nero, è immediato questa sorta di cosa. All'interno di questa stanza ci sono diversi addetti, operatori, che hanno queste tute, che sono più o meno quelle che avevano l'impero per costruire la Morte Nera in Rogue One, ma hanno un logo sulla spalla destra, in modo che si veda nell'inquadratura. Questo logo non è altro che il logo del reparto di ingegneria dell'impero, una roba del genere, poi ve lo scriverò meglio nella mia disamina, sperando di riuscire a farlo su empire.it, che praticamente rappresenta l'agenzia che costruisce, il reparto che costruisce le armature degli Stormtrooper, per cui vediamo il laboratorio dove teoricamente dovrebbero costruire le armor degli Stormtrooper, e probabilmente hanno costruito anche quelle degli Stormtrooper del Primo Ordine. Ma vediamo degli enormi droidi, mi viene da dire, o persone, o soldati, ma sono molto alti, neri, incazzatissimi, non riusciamo ancora a capire bene l'aspetto, ma intuiamo che sono una sorta di Dark Trooper. Il Dark Trooper in realtà è un soldato che deriva da Legends, dall'ex Expanded Universe, e secondo me è stato riutilizzato anche per dei videogiochi, mi sembra anche The Clone Wars o Rebels, ma non ci giurerei, ho questo ricordo, perdono. Però fatto sta che è immediata questa cosa, è assolutamente immediata anche questa, e finisce il tutto e cercheremo di capire cosa succederà la prossima settimana. Non ci sono solo queste, ci sono tante cose, soprattutto anche a livello vocale, a livello di traduzione, c'è un botto di roba molto figo, ci sono anche delle citazioni magari solo per noi italiani, tipo i cilindri gerarchici, scusatemi, che sono i code cylinder, è una traduzione che è stata fatta tantissimi anni fa per il gioco di ruolo, poi ripresa in alcuni libri, è una figata totale che è stata curata da chi sta gestendo tutta la parte di doppiaggio, per cui anche qui, anche da chi doppia in italiano, c'è una ricerca assolutamente inumana, per cui tanta roba, 24 minuti è impossibile, vi chiedo scusa, abbiate pazienza, ci vediamo la settimana prossima, perché dopo mi dovrò vedere ancora questa puntata per la quinta volta, perché è la puntata che mi diverte di più. Bella voi!